non correre, non gareggiare, non competere, ma fermarsi, godersi i ristori, godersi l'amicizia e godersi sempre queste belle giornate che sono state sempre all'Intrepida. Il 937 in sella alle loro bici d'epoca per l'Intrepida, la ciclostorica di Anghiari. Siamo nella Val Tiberina toscana, giunta alla sua 11ª edizione. Da tutta Italia e anche oltre, che abbiamo quest'anno veramente molti stranieri, Svizzera, Francia, Belgio, abbiamo Olanda, e quindi per noi questo è molto importante. Oltre tutta Italia, perché noi andiamo dal nord al sud, abbiamo intrepidi da Roma, dalla Puglia, abbiamo da Milano, dal Veneto, da Brescia, da tutte le parti. Quindi siamo orgogliosi che in questi anni abbiamo trasmesso questo messaggio bellissimo, e in questo bellissimo bel borgo medievale che è Anghiari, che è un contesto favoloso, portare questa ciclostorica con questi 1000 colori, 1000 biciclette, 2000 ruote per piazza che partono stamattina e fanno veramente una cornice, una magia bellissima. Alle 8.45 partenza da Piazza Baldaccio in una domenica d'ottobre ancora di sole per attraversare le strade più caratteristiche della Val Tiberina e trascorrere una giornata all'insegna dell'amicizia e dello sport. Essere spensierati, la felicità, il rapporto umano che c'è tra le persone, che l'abbiamo perso, l'hanno perso un po' tutti. Il bello è questo, condividere questa passione, pedalare e sorridere sempre. Tanti gli appassionati al via e tra loro anche i campioni del ciclismo come Giovan Battista Baronchelli, Francesco Moser, Gianni Bugno, Fabio Fontanelli e la campionessa mondiale Giorgia Bronzini. L'Italia è piena di questi borghi e è difficile poter assaporare le tradizioni e tutta la storia che l'Italia ha alle sue spalle. Facendone in bicicletta sicuramente hai molto più tempo e te lo gusti con più serenità. Il pubblico è abbastanza su con l'età, perché bisognerebbe appassionare i giovani per avere un ricambio, perché il ciclismo è uno sport con molta tradizione e la gente che è qua, tutta gente che guardava le corse quando correvo io, non tutti, qualcuno ce n'è anche di più giovani, ma ripeto, per far le gare che contano bisognerebbe mettere in bici tanti giovani.